Motore 360 gradi, buonasera, bentornati a tutti voi. Apriamo anche questa sera con eh, un menù direi davvero, davvero ricco, con un ospite prezioso, insomma che è stato per me veramente un piacere poter avere qui nei nostri studi. Insomma tutto questo però eh, solo dopo aver presentato il mio super compagno di viaggio, Tilio Tantini. Ciao Tilio. Ciao Fiorenza, buonasera a tutti, vi raccomando Fiorenza, trattalo bene perché okay. se lo tratti male lui mi può licenziare perché è il direttore autonomo di Francia Eh, Allora cercherò di fare tutto quanto per Benino. Ricordati che ho una famiglia sulle spalle, anzi ecco, due. Anzi due, eh, giustamente. Allora l'hai in qualche modo introdotto, lo state vedendo anche voi da casa, Umberto Andreoletti, direttore dell'autodono di Francia Corte, è un piacere davvero averla qui con noi questa sera. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie mille per il benvenuto. Un autodromo che per motori a 360 ⁇ è una risorsa direi, incredibile, è una risorsa incredibile perché eh, regala a Brescia, ma direi davvero non solo a Brescia, un menù per così dire, per rimanere nella, eh, nella parafrasi un po' culinaria, un menù sempre ricchissimo di avvenimenti, eventi, eh, di personaggi importanti di, lo, di tutti gli sport legati all'ambiente motoristico, eh, tutti i weekend c'è qualcosa. Direttore è, è veramente una macchina che non si ferma mai in continua evoluzione questo autodromo. È corretto, è un po' uno delle, dei nostri obiettivi far conoscere l'autodromo non solo a Brescia ma in tutto il nord Italia, ma con una grande aspirazione di andare a lanciare l'autodromo a livello internazionale innanzitutto perché i nostri clienti arrivano già da tutta Europa e quello che mi preme sottolineare non solo su auto, moto, ma eh, apriamo a 360 gradi, eh, pagherò le royalty al buon attiglio su, fine, su, su, eh, su tutto il mondo dei, dei motori e tutto quello che gira intorno ai motori perciò le, i progetti della nuova società che gestisce l'autodromo, perciò la Francia Corta eh, Circuit International eh, L'idea è quella di lanciare veramente ad, agli altri livelli l'autodromo, ancora più di quello dell'ottimo lavoro fatto dai ragazzi che ci sono stati prima di me e di, di tutti i nostri collaboratori. Ecco a proposito Umberto, mh, siccome molta gente non sa effettivamente cosa c'è stato fatto questo trapasso o questo supporto in aggiunta a Ettore Bonara che rimane sempre il punto di riferimento perché l'autodromo è stata ed è una sua creatura, vogliamo così togliere ogni velo. A chi magari fa delle congiutture o magari dice anche delle cose non esatte, diciamo esattamente come stanno le cose. Allora, eh, questa società che è entrata in campo praticamente al 15 di maggio eh, è una società dove vede la partecipazione naturalmente del signor Bonara, eh, ideatore e mente e non solo mente ma anche fisico perché è tutti i giorni e quasi tutte le notti che lavora ancora in autodromo quasi come te Sì, quasi ci scambiamo le chiavi e praticamente è entrato a dare supporto al, al cambio di gestione anche Andrea Mamè eh, grande industriale persona estremamente seria capace e appassionatissima di motori eh, con, confluendo entrambi in questa società che ha come obiettivo quello di dare un cambio di marcia nel vero senso della parola a quello che è stato l'autodromo fino ad oggi eh, ripeto, il lavoro fatto fino ad oggi è una realtà che è sempre più importante all'interno de del, de del parco autodermi italiani, eh, ma non basta. Eh, è giunto il momento di cambiare marcia, è giunto il momento di dare un, una... Una nuova immagine, ma non solo, eh, i progetti li vedremo nei, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, sono quelli veramente ambiziosi di andare a avere una lunghezza di pista tale che ci permetta di raggiungere i massimi campionati, ma soprattutto andare a costruire una realtà che non lavora solamente nelle, in occasione degli eventi importanti, ma lavora 365 giorni l'anno. Eh, I progetti li stiamo mettendo, valutando e, e budgetizzandoli in questo periodo. Io praticamente eh, ieri era la quarta settimana di, la, di lavoro in autodromo. Eh, c'è tanto lavoro da fare ma c'è tanto entusiasmo sia da parte di quelli che c'erano e, e ancora di più da, da parte di quelli nuovi. E la squadra è affiatata, abbiamo, no, non è una struttura grandissima i, di persone dirette ma ci sono tanti collaboratori che danno il loro valore aggiunto a questa struttura giovane, anche se sette anni può sembrare tanto, ma in realtà è una struttura giovanissima. Perciò speriamo di, di impostare il lavoro nel migliore dei modi per ottenere a breve risultati molto importanti. Ecco, ricordiamo anche, Umberto, scusa Firenze, okay, ti lascio la, la parola, che Umberto viene al suo DNA IRELLI. Perché è stato ingegnere macchina di un certo pilota come Carlo Sainz, che ha fatto la storia del rally, di Gigi Galli e di altri tantissimi personaggi nel circus mondiale. E quindi ho un'esperienza eh, anche perché, fino all'altro ieri, eri uomo Brembo. E Brembo vuol dire Ferrari, vuol dire Formula 1, vuol dire ampliare gli orizzonti che già l'autodromo oggi. Ha già l'omologato per la GP2. All'interno un direttore sportivo come Gianluca Marotta che è conosciutissimo non solo nel campo sportivo ma anche nel campo della Sala dei Bottoni, della XAI e dell'ACI Italia e quindi l'autodromo ha tutto per poter fare quel salto di qualità, mancava solo la ciliegina sulla torta. È arrivato Umberto. Grazie per la ciliegina. No, le, ripeto, le, la, le, lo staff tecnico che lavora all'interno dell'autodromo e tra questi è fatto bene a nominare Gianluca Marotta è sicuramente di, di primo ordine. Eh, la, la nostra eh, attitudine è quella di andare a ricercare quello che mare in questi anni, per una serie di, di motivi, ma è venuta meno, anche sulla lunghezza della pista, però tutto era stato fatto anche il, da parte del signor Bonara per, per raggiungere questi traguardi. Non abbiamo la presunzione di andare a dire domani avremo la Formula 1. È il nostro obiettivo, eh, da qui a dire ci arriveremo di sicuro, ci sono logiche molto grosse, molto importanti che non, non possiamo dal nostro punto di vista comandare. Dovesse succedere ci dobbiamo eh, far trovare pronti. Poi i campionati che arriveranno, quelli dell'anno prossimo, li stiamo pianificando in questo periodo. Eh, ci conto ad avere delle gare importanti che fino ad oggi eh, ci sono state però non ci accontentiamo. Vogliamo andare avanti. Io spero di portare tante esperienze e anche tante internazionalità, perché la mia esperienza arriva anche dal soprattutto dal mondo internazionale e vengo giusto da una riunione con dei collaboratori dove parlavamo dei social network. Ormai il mondo è a portata di un click. Il nostro autodromo eh, mi permetto di dire vorrei che fosse a portata di un click, perché non è solo l'accesso al sito dell'autodromo, ma veramente andare a prendere e coinvolgere finanziatori, sponsor, clienti, fornitori fuori dalla porta come fino ad ora è stato, è molto più facile. Però sono convinto che un altro degli asset fondamentali è quello di fare conoscere, te l'ho ripetuto e detto mille volte, l'autodromo. Ecco perché ho detto, mi raccomando, tanto vorrei che a fine anno finisce il contratto. Cioè. no le, eh, Far conoscere l'autodromo come realtà locale. Noi non, eh, non possiamo terzializzare o esportare all'estero la, la nostra realtà. È una realtà legata al territorio. Perciò il coinvolgimento delle associazioni, delle, degli enti locali, Devono, devo riuscire a far capire loro qual è l'importanza e qual è l'opportunità che l'autodromo offre a tutti questi enti locali. Io, eh. posso... certo, scusa. Io vorrei subentrare con un paio di domande che sono scollegate l'una dall'altra, però credo che siano in egual modo come dire, interessanti, forse per il nostro pubblico a casa. Eh, prima di tutto, eh, Attilio ha riassunto brevemente quella che è stata insomma, la sua la sua carriera professionale articolata, lunga, ricca di esperienze davvero è difficile forse stabilire quale sia stata più importante di un'altra Insomma, perché in campi simili ma non identici eh, ha messo sicuramente mano davvero nella stanza dei botteni come si diceva eh, poco fa rispetto a Gianluca Marotta però eh, la domanda è molto semplice con quali stimoli quali ragioni l'hanno portata a scegliere questa strada nella sua, a prendere diciamo, questa ulteriore svolta nella sua vita professionale e seconda cosa si parlava di Formula 1 uno, come giustamente eh, lei ha fatto, tutte le, come dire, le considerazioni del caso, nessuno insomma, noi per primi insomma, non siamo illusi che la strada sia semplice, dimentichiamoci per un attimo la Formula 1: parliamo semplicemente di un panorama internazionale. Secondo lei, dalla parte ovviamente della sua esperienza, quali eh, potrebbero essere anche delle iniziative, ammesso e non concesso che ci siano. Anche da parte del territorio, una, voglio dire, si può trovare sul territorio un aiuto nella direzione di internazionalizzare ancora di più questo autodromo, secondo lei? O è un lavoro molto di nicchia che spetta solo magari a certe persone e nessuno può in qualche modo cooperare per raggiungere questo obiettivo? Allora mi permetto di dire che uno degli esempi che eh, ci porta all'estero. È l'azienda per la quale ho lavorato fino a un mese fa, la Brembo. Cioè, io non so quanti del territorio sappiano quali sono i numeri importanti che fa la Brembo, ma ne potrei citare mille altre di aziende dell'ambito bresciano, bergamasco o del nord Italia o anche italiani in generale. Eh, le officine Rezzatesi, OMR, eh, ma eh, tutti i fornitori di, di cerchioni che abbiamo avuto nella zona: il Brescia, il, il Triangolo Be Brescia, Bergamo e il Veneto. Eh, forse uno dei, dei, dei territori con la più alta concentrazione di costruttori di cerchi ai, al mondo, ma ce ne sono tantissime anche società che non passano magari sulle carrozzerie delle macchine più ambite, eh, però che sappiamo lavorare nel, nell'indotto nel, nell e soprattutto portare tecnologia e innovazione. Purtroppo è un po' nello spirito degli, degli italiani non fare gruppo e proporsi come gruppo all'estero. Eh, facciamo prima criticare che andare a valorizzare, magari capire che certe sinergie eh, fanno la forza nei confronti di ormai come ripeto ho detto anche prima, concorrenze che ormai non hanno più confini di, di Stato. Eh, perciò eh, all'interno dell'autodromo anche il fatto di avere un trampolino di lancio a livello di sponsorizzazioni o veramente arrivare ad operare all'interno dell'autodromo, ci, ci sono delle co collaborazioni che stiamo lanciando in questi giorni con realtà dove noi facciamo comodo a loro e loro fanno comodo a noi cioè certo. la sinergia fa la forza esempio la settimana prossima ci sarà la terza giornata dedicata alla sicurezza è un argomento che Umberto ti tiene molto grazie anche alla sagacia al lavoro fatto in questi anni dal da responsabile Laura Martinelli dove le scuole aeree potranno toccare con mano quello che l'autodromo può offrire in tema di questa sicurezza esatto hai detto bene, eh, tra l'altro è un'iniziativa a cui ci tengo molto perché credo che la sicurezza stradale sia ancora eh, tutta da costruire. Ogni giorno apriamo i giornali e vediamo i risultati di un bollettino di guerra, non è un, un risultato di cronaca. Eh, con Nanni Nembers abbiamo raggiunto questa collaborazione eh, che ripeto ci tengo molto a, a pubblicizzare e a spingere e a supportare. Perché far conoscere, a cento, dar la possibilità a 100 ragazzi delle scuole di partecipare al corso di Guida Sicura, vuol dire che io ho 100 ragazzi che sanno o proveranno in condizioni di assoluta sicurezza cosa vuol dire perdere il controllo della macchina. Se io so cosa vuol dire perdere il controllo della macchina so come non arrivarci a tale situazione o nel malaugurato caso dovesse succedere so come riprenderlo e portarmi ancora a casa la pelle prima di dare la parola a Fiorenza tu sfondi una porta aperta perché nel DNA di Motori al di là della, del format televisivo c'è una, so. una fondazione che ha creduto in questi anni e secondo me riuscire a salvare una vita vuol dire aver <coughs> scusate, fatto successo aver dato la mission come dicono quelli Corretto. veri corretta e quindi l'autodromo è la casa, è il posto sicuro perché i giovani possono divertirsi, sfogare la propria adrenalina all'interno di un impianto che gli dà la massima sicurezza e uscire con delle tecnologie e con delle tecniche e magari con delle, dei consigli che poi possono essere applicati giornalmente e magari in qualche maniera. Salvare la vita e non, fa, e non creare incidenti perché, al di là del fatto della, della mortalità che ci sono sulle nostre strade, sono anche dei pesi a livello dell'economia perché un incidente, al di là di, di, di chi purtroppo ne può subire o fa subire delle conseguenze, è un, car è un carico che va a scaricarsi sulla collettività. Esatto.